possiamo focalizzare l'intenzione nella legge di attrazione. Abbiamo visto che la legge di attrazione funziona quando viene indirizzato un pensiero coerente, un pensiero coeso, un po' come nei confronti della luce diffusa. La luce laser è una luce dove tutte le frequenze sono sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sono coese e quindi il laser riesce a penetrare molto in profondità, riesce anche a penetrare l'acciaio. Ecco, noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa con il pensiero. Affinché un pensiero possa essere in fase, deve avere tutte le sue componenti in fase. Le componenti fondamentali di un pensiero sono la componente cognitiva razionale, la componente emotiva e la componente istintuale. Come possiamo renderlo questo? Beh, ci sono diversi sistemi per ottenere tutto questo. Il sistema principe è quello di creare un'alleanza interna tra le varie parti e può richiedere, diciamo, un processo lungo, un processo di crescita emotiva, di crescita istintuale della persona. Ma un modo più semplice e rapido che possiamo utilizzare per rendere un pensiero coeso è quello di trovare le varie componenti associandole a degli stimoli precisi, cioè associare la componente logico-razionale, quindi il pensiero logico, io voglio raggiungere quell'obiettivo, associarlo a ciò che, di cui ha bisogno la parte logica e razionale, cioè una motivazione. Cioè darsi un motivo per cui noi vogliamo raggiungere quell'obiettivo e ripetersi il motivo come un mantra, diciamo così, in modo tale che la parte logico-razionale sia motivata ad andare in quella direzione. Poi dobbiamo, creare un pensiero emotivo, un ancoraggio emotivo. Quindi questo nostro pensiero, che di raggiungere un obiettivo qualunque, dobbiamo associarlo ad un'emozione, cioè dobbiamo viverci un'emozione e nel momento in cui viviamo l'emozione, pensare quella determinata cosa, cioè pensare di raggiungere quel certo obiettivo. E la stessa cosa dobbiamo farlo, associando il pensiero ad un istinto. Il modo migliore è associarlo ad esempio all'istinto sessuale, quindi durante un rapporto, meglio se durante il momento dell'orgasmo, associare l'orgasmo quindi al pensiero, quindi pensare quella determinata cosa proprio nel preciso momento dell'orgasmo. In questo modo avremo creato un pensiero coeso nelle sue tre componenti, parte logica, parte emotiva e parte istintiva. E quindi avremo molte più probabilità che questo pensiero possa dare i suoi frutti, attivando la legge dell'attrazione. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionev.com. Ciao a tutti!